problema del micro ieri. Alle foto avete ancora qualcosa? È una cosa che ieri era un po' triste. Volevano 10 persone per portare i gruppi nelle camerate. Avevo mandato un messaggio per che ci serviva l'aiuto, ma siamo trovati lì e le persone non venivano. Vi chiediamo veramente a questo momento se possiamo essere un po' più disponibili. Siamo stati costretti io e Padre Alfredo a accompagnare dei gruppi perché non c'erano. Vi chiediamo se anche un messaggio che arriva così possiamo venire, così diamo la mano. Penso venerdì o giovedì pomeriggio, se ci sarà qualcosa di gruppo, non penso che hanno capito all'inizio, forse avranno sempre bisogno di noi per accompagnarli, perché non conoscono bene la casa. Allora, in generale abbiamo ancora qualcosa? Io avverto sulle uscite, è una settimana piena, impegnativa, però facciamo tutti un po' di sacrificio di non uscire. Se c'è veramente bisogno, va bene, lo capiamo, ma non è che uno ha lavorato la mattina, può uscire la sera, per favore, perché può darsi che abbiamo bisogno di una mano, e qualche volta vedete, per favore, mancano persone. No, viene uno, vengono due, gli altri no, magari sono già usciti. Per favore, rimaniamo, la settimana passa velocemente, prossima settimana sarà libera, possiamo rimanere in collegio se vogliamo, o ancora andare in parrocchia se vogliamo, questo abbiamo già deciso. Quindi un po' di sacrificio e poi un po' di attenzione quando si chiama. Quando si chiama, per favore, una mano, per favore, chi non è occupato, va a dare una mano in refettorio, venga qua, perché così gli altri si trovano proprio in difficoltà. Quindi, se cerchiamo di lavorare insieme, vi garantisco che non sarà pesante, non sarà pesante, la settimana passerà velocemente e avremo sempre questo momento di ambiente di pace, come ha parlato Don Antonio.